Pompei, sembra quasi un'inaugurazione, primo giorno di apertura dopo Covid-19. Vediamo qua inquadrato il professore Osanna e il prefetto. Siamo pronti. È un'inaugurazione a tutti gli effetti, la rinascita. Tra poco ci troveremo tutti nella Palestra Grande. E ci incamminiamo verso la Palestra Grande. Sì. Voglio dire, questi sono la voce della città, facciamo vedere partecipare, questa cosa è chiuso dei palazzi. Benvenuti, saluto i presenti, Sua Eccellenza il Vescovo, Sua Eccellenza il Commissario Prefettizio, il Generale Cipolletta, tutti i funzionari presenti di Pompei. Grazie a tutti, è un grande giorno, una festa per noi perché finalmente dopo oltre 2 mesi e mezzo di chiusura, oggi si riapre Pompei, si riapre in una maniera diversa. Ad un itinerario unico da Porta Anfiteatro fino a Piazza Esedra, un itinerario unico in sicurezza, come avete visto, termoscanner all'ingresso, ovviamente mascherine obbligatorie, ma soprattutto dei itinerari che evitano assembramenti. Presto ci sarà invece nella seconda step, cioè dal 9 giugno, un itinerario doppio con riapertura anche di Porta Marina e soprattutto due itinerari che non si incrociano, ma che avranno una possibilità di visita rinnovata, perché l'idea che ha animato tutto il team e che ha lavorato con me in queste settimane e che ringrazio tutti i capi area, i funzionari che si sono appunto dedicati e sono usciti dallo smart working proprio per rendere possibile questo giorno, l'idea che ha animato il nostro operato è stato quello di offrire una Pompei nuova, approfittare di questa emergenza e trasformarla in un'opportunità. Una Pompei nuova, a cominciare da questo posto dove siamo, questo giardino che non era visitabile, si visitava, come sapete, lo spazio interno, ma qui non si poteva entrare. Invece l'idea è stata quella di riaprire i giardini, riaprire peristili di case, riaprire i viridaria come quello di Giulia Felice, che visiterete presto. Quindi un itinerario all'insegna del verde, a cielo aperto. E Pompei da questo punto di vista appunto offre moltissimo, ma anche l'idea è stata quella di aprire case che non erano mai state aperte. Per esempio, già in questo itinerario di queste prime 2 settimane si aprì la casa di Cornelio Rufo, che abbiamo restaurato proprio nelle ultime settimane proprio per renderla fruibile, ma dal 9 ci saranno tutta una serie di case che si vedono per la prima volta oppure riapriamo dopo lungo tempo, pensate alle terme suburbane. E quindi veramente una rinnovata occasione di visita che la stiamo concependo come un'occasione,
è una possibilità di rilancio del territorio. Non avremo i numeri dell'anno scorso, quest'anno non chiuderemo certo 4 milioni, ma non ci preoccupiamo per questo, anzi sarà anche più bello vedere Pompei quasi con prospettive metafisiche, le strade vuote. Ci preoccupiamo per il territorio, quindi quello che si sta facendo è lavorare in sinergia con tutte le istituzioni che ovviamente si occupano del territorio per fare in modo che la ripartenza di Pompei sia una ripartenza del territorio, dell'economia del territorio che ha molto sofferto. Qui tutto l'indotto turistico è stato massacrato da questa emergenza, quindi dobbiamo fare in modo che Pompei riparta in maniera decisa, perché può essere un aiuto significativo per il territorio. Pompei ci ha insegnato la storia, è una città resiliente per eccellenza, ha superato catastrofi, terremoti, eruzioni, scavi selvaggi, anche clandestini, ma soprattutto è una città che ci insegna appunto come si può rinascere sempre dalle proprie ceneri, e anche questa sfida la dovremo vincere proprio all'insegna della resilienza per fare in modo appunto che il territorio rinasca. Questa riapertura tra l'altro è stata accompagnata, come sapete, anche da una bella scoperta che abbiamo annunciato ieri, fuori Pompei, a Civita Giuliana, sono ripresi dal 4 maggio le ricerche nell'area dove stavamo lavorando insieme alla procura di Torre Annunziata, perché erano stati intercettati scavi clandestini in quell'area. 2 anni fa avevamo scoperto la stalla con i cavalli, adesso stiamo scavando la parte d'ozium, quella nobile della villa, con pitture, mosaici, un portico lungo di 60 metri, ma soprattutto anche delle iscrizioni che ci danno forse il nome della famiglia. Mumbia, una bambina, perché l'iscrizione è 1,39 m, molto bassa, sul muro, e quindi se un prenome femminile, derivato come di solito nel mondo latino dal nome di famiglia, che quindi dovrebbero essere i Mummi, famiglia importantissima romana che non era attestata a Pompei e che quindi veramente dato storico straordinario pensare appunto ad una proprietà in mano alla famiglia di quel livello. Tra l'altro che era una famiglia che aveva già lasciato tracce di sé a Pompei un secolo prima, nel 146, un donario proprio di Lucio Mummio, il distruttore di Corinto della guerra caica, che aveva lasciato qui uno dei suoi donari con probabilmente uno dei reperti saccheggiati a Corinto. Non so se c'è un legame fra le due scoperte, ma so, quello che possiamo dire appunto che i Mummi avevano una grande proprietà che continueremo a scavare anche per scongiurare uno dei, diciamo, del fenomeno di depauperamento del nostro territorio, che è quello degli scavi clandestini. Quindi cercheremo di restituire anche questo luogo alla visita nei prossimi anni, e quindi un buon auspicio per questa ripartenza. Gli itinerari che vedrete sono stati, che visiterete, sono ampiamente pubblicizzati nei nostri social, che vi invito appunto a consultare, e ci saranno poi delle visite guidate da parte dei nostri funzionari con gruppi di visitatori, quindi non mi soffermo su questo, ma do la parola al nostro commissario prefettizio che dovrebbe intanto. Grazie, solo brevemente un saluto e un ringraziamento che sottolinea l'importanza del piacere della città di assistere, di essere presenti nel giorno della più volte citata ripartenza. Una ripartenza che in questo contesto già di per sé esprime tutti i requisiti di sicurezza che è giusto che ci siano in una giornata come questa e nelle giornate che saranno a venire. Siamo veramente contenti che si riparta e auguriamo che assieme agli scavi riparta tutta la città, che come tutte le città turistiche sta soffrendo enormemente da questo danno che deriva dal coronavirus, dal Covid-19. Da parte dell'amministrazione comunale la esigenza, la sensibilità, il voler supportare nel rendere quanto più funzionale possibile, pur tra mille problemi che esistono, quello che gira attorno agli scavi, che sono sicuramente, assieme al santuario, il motore di questa città e tutto quello che gira attorno. Quindi noi dobbiamo assicurare condizioni di vivibilità ottimali per chi viene a Pompei, facendo in modo che possa essere un soggiorno quanto più lungo possibile. Ripeto, noi stiamo venendo incontro alle esigenze dei pubblici esercenti, stiamo anche stamattina decidendo di prolungare l'abolizione della tassa di soggiorno per chi viene a pernottare qua per tutto l'anno, perché siamo convinti che non ripartirà da subito.
siamo estremamente convinti di portare avanti un percorso innovativo, nuovo, significativo, ispirato indubbiamente al senso di equilibrio, che in passato magari non si è avuto il coraggio di portare avanti. Dobbiamo guardare avanti portando avanti cose nuove, come diceva il professor Rosanna, una domus nuova che testimonia la potenzialità enorme di questo territorio, che non si ferma e sa offrire sempre qualcosa di nuovo. Anche le istituzioni pubbliche devono dare un senso di novità, devono esprimere un ritmo diverso, una disponibilità a crescere tutti assieme. Grazie. Ringrazio il prefetto Giuffrè per queste parole e do la parola al generale Cipolletta, il direttore generale del Grande Progetto Comune. Grazie. Un saluto a tutti. Direttore generale del Grande Progetto, nel senso che il provvedimento ancora non è stato determinato perché c'è un lungo iter, però il Grande Progetto Pompei, come ha detto il signor ministro il 18 di febbraio, volge a termine, manco solo un cantiere. Diciamo che l'obiettivo primario adesso sono quelle serie di interventi di medio e lungo periodo per favorire l'attrattiva turistica di cui abbiamo parlato, a favore di tutte queste aree dove il turismo è un fattore importantissimo per la realtà sociale e la vita sociale. Quindi il nostro impegno comporta investimenti di medio e lungo periodo e auguriamoci di portarli a termine e di avviare il prossimo. Quindi la giornata di oggi è una giornata di ripartenza, e la ripartenza non solo per gli aspetti culturali che il parco archeologico offre al mondo intero, ma è una ripartenza per tutto il territorio, perché sicuramente Pompei è un luogo di attrazione e dovrà essere sempre più un luogo di attrazione per turisti italiani e stranieri. Quindi auguri all'attività del parco, perché ovviamente più si vive il parco, più vive la cultura, più si eleva la società in genere. Grazie. Grazie al generale Cipolletta e inviterei Monsignor Caputo, l'arcivescovo di Pompei, per un saluto. Ecco. Grazie professor Osanna, il prefetto generale. Lunedì scorso, 8 giorni fa, per me è stata una grande gioia ritrovare i pellegrini in santuario. Dopo 8 giorni questa gioia si rinnova, perché questa città, che è una città straordinaria, unica nel mondo, potremmo dire respira con 2 polmoni, e adesso anche il secondo polmone riparte per accogliere. È una città di accoglienza, è una città in cui arrivano milioni di turisti e di pellegrini all'anno, e devo dire, venendo qui, sono passato un momento in santuario, vedere ancora il santuario pieno di pellegrini dalla mattina presto, con tutte le norme, seguendo tutte le indicazioni del governo, è qualcosa che ci dà grande gioia, perché è come se Pompei rivive e rivive insieme, e questi 2 polmoni possono respirare all'unisono. Un augurio speciale. Grazie Monsignor Caputo. Prima di aprire la visita che raggiungerà la Domus di Cornelio Rufo, che è appunto la novità di questa apertura odierna, volevo annunciare che anche il 9 giugno sarà anche la fase di apertura dei siti minori, quindi Oplontis, Stabia e la Villa Regina saranno riaperti, e in queste 2 settimane stiamo appunto lavorando, dopo l'apertura di Pompei, per mettere in sicurezza anche gli altri siti e riaprire quindi in maniera completa, dare le possibilità di visita completa di tutti i siti che insistono nell'ambito del parco archeologico di Pompei. Prima di chiedere se ci sono domande, io chiudo ringraziando chi ha lavorato al mio fianco. Volevo citare alcuni, come dicevo, soprattutto i capoarea che hanno dato la loro
il loro contributo enorme, senza di loro non saremmo stati oggi qui. Innanzitutto Alberto Bruni, che è responsabile della sicurezza, Anna Maria Vauro, che è responsabile dell'ufficio tecnico, Alberta Martellone dell'area comunicazione e fruizione insieme ad Arianna Spinosa, il Pietro Oliva, responsabile del personale, ovviamente, e Anna Onesti della tutela.